tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Soltanto ieri sono tornato da un viaggio dalla Polonia, precisamente da Auschwitz. Devo dire che è stata un'esperienza abbastanza forte e cruda, perché Auschwitz, sappiamo che hanno passato ad Auschwitz e quei poveri ebrei e altri. E nulla, se avete anche qualche domanda in merito, chiedete pure, magari farò un video a parte, anche se probabilmente poco vi interesserà. E nulla, vabbè, oggi vi presento la tracklist del Darkhold e stasera o domani, penso più domani, pubblicherò i nuovi gironi, quindi per chi non ha svolto gli incontri del torneo lo faccia. E oggi vi posto la tracklist del Darkhold aggiornata ad aprile 2015. Oggi entra in vigore la ban, quindi senza perdere tempo inizio a mostrarvi il mazzo. Però vi dico che ci sono due carte boxate che, vabbè, vedremo piano piano. Su una mi insulterete perché dite che cacchio è una mezza common, eh sì, pensavo di averla, invece no. E vabbè, allora, tre Grafa, tre Snow e tre Bro, che sono, diciamo, i motori del mazzo in un certo senso. Poi gioco doppio beige, ecco una proxata, mi manca, lol. E se lo avete contattatemi, ma vabbè, lasciate stare. E poi gioco due Silva. Allora, potrei sembrare in contraddizione con quanto ho detto nella decklist aggiornata alla banned precedente, però invece non sembra essere così. Allora, perché, mi spiego subito. Dato che la turro ora è a 1, cioè ho cercato di velocizzare il mazzo il più possibile e ho voluto anche portare Silva 1 abbastanza grosso, e ci permette ora di giocare il rank 5, quindi è anche un ottimo target di Raven per fare il target, per fare il livello 8. Quindi ho deciso di giocarmi sia beige che Silva. E questa era, diciamo, la base Darkhold. Scusate se l'ho detto in maniera schifosa, però ok. Poi gioco come al solito un Trans, oh oddio, e un Raven. E poi, come ho già detto, gioco Mono Tour, purtroppo, e Mono Skarm. Non due Skarm e non tre Skarm, perché a 2 è troppo pesante, un po' inutile, e a 0 non ve lo consiglio di giocare, ma 1 è più che sufficiente, in quanto se abbiamo anche una mano di cacca possiamo sempre addarci o Tour o Bro. E questo è per quanto riguarda i mostri, detto molto velocemente. Per le magie abbiamo 3 Gates, 3 Dealings, 3 Dragged Down, doppio Gateway. Come avevo già detto nella versione precedente, volevo portarla a 2, però ora che ho aumentato sì il target di Darkholds con l'entrata di Silva, ho reputato necessario giocare due Gateway. Le carte del mazzo sono 40 giuste. Poi gioco un Into the Void, questa era l'altra proxata. Se lo avete contattatemi, e lo valuto poco perché penso sia giocato soltanto i Darkhold, non so altri mazzi che lo giocano. E poi praticamente abbiamo una Foolish e un Elder of Darkness. Infine per le trap abbiamo 3 Reckless Grid. Stavolta non ho trovato spazio per gli Upstart Goblin, però Reckless Grid per velocizzare un po' il mazzo serviva assolutamente. E questo, ecco. Poi tripla Mind Crush. Su questa scelta non ci sono state assolutamente obiezioni. Mind Crush in questo meta è fortissima, vi dico fortissima. Poi unità Dragged fa le porcate più assurde. E semplicemente questo, giocatela a 3, non a 2, a 3, almeno in questo mazzo a 3. Poi Mono Skill Drain, Vanity, purtroppo a 2. E infine New Entry con la Banned, Ring of Destruction. E carta da me sottovalutata, però abbastanza utile. Purtroppo non ho l'extra, quindi vi farò uno screen che vedete qui sotto. E gioco un Armades, un Black Rose, un Crimson Blader. Io reputo molto molto forte questa carta, è veramente un sincro grossissimo. Un Goyo Guardian e uno Stardust per i sincro.
Poi per Ixit abbiamo un Dante, un Felgrand, un Exciton, o meglio, il tizio dal nome impronunciabile, un Alucard, un Heliopolis, un Levir. Se notate ho giocato pochi Ranko 3, prossimamente abbiamo infatti Zelmanes 101, Volcasaurus e Tiras, mi sembra si chiama. E gioco molti meno Ranko 3 in quanto tu Rore a 1, quindi avremo pochissime occasioni per giocarli appunto. E hanno fatto il loro ingresso in Ranko 5, sì. E poi gioco un Abyss Dweller di side, così come il virus epidemia e stirpatrice. Volevo portare Into the Void a 2, però non ho trovato spazio e vabbè. Questa insomma è la decklist. Mi auguro vi sia piaciuta, scrivetevi sotto un commento con vostri pareri e se è anche migliorabile scrivete qui sotto tranquillamente, però penso che così sia giocato abbastanza bene. E nulla. Lasciatemi un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, seguitemi sulla fanpage di Facebook e arrivederci al prossimo video.